sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buongiorno a tu e forza Napoli, sto schiattato in coppo di va. Innanzitutto raga, buona domenica delle palme a tutti voi e alle vostre belle famiglie. A tutti quanti, nessuno escluso, tutti. Pure Rubedì, pure a te Rubedì, pure a te, alla tua famiglia, a tutti. Perché sottoscritto qua, dopo i 90 minuti, si considera una persona, una delle persone più buone di su questa faccia della terra. E sono orgoglioso di esserlo, questo è il fatto. Sono pure orgoglioso di esserlo, perché proprio io, personalmente, mi sento proprio buono dentro. Io, allora, dopo i 90 minuti, finisco di fare il sfotto, finisco di fare come già dice, all'ambito calcistico finisco di fare tutto. Dopo, giustamente, scompare tutto e divento una persona normalissima, una delle persone che si ritiene col cuore buono. E io però questa domenica qua, che è la domenica della benedizione delle palme, vorrei fare un augurio in particolare a una persona che mi segue su YouTube ogni tanto, ex sindaco di San Giorgio a Crimano, e si chiama il signor Domenico Giorgiano, che saluto con un forte bacio e una buona benedizione da parte veramente il nostro Signore, che ti benedica e ti dia la forza sempre di lottare, andare avanti e farti scomparire tutta questa merda che oggigiorno per queste cose si sentono la maggior parte. Ti auguro tutto il bene veramente di questo mondo e che veramente scompaia del tutto queste cose brutte. Signor Domenico non è che sta attraversando un buon periodo, come ben avete capito. A me mi è stato riferito, stavamo parlando col mio amico, un altro tifoso della Juventus, Sicchieluto, Ciro Ferraro, che saluto pure a lui e faccio tanti auguri a lui e alla sua famiglia. Auguri, buona domenica delle palme, auguri. Sannaggiate come dice auguri, non ci capite perché auguri. Stone, sto fatto auguri, buona domenica delle palme. Ma Stone, a me ma è più familiare, auguri buona Pasqua. Ma auguri buona domenica delle palme, Stone. Quindi io dico solo buona domenica delle palme. E niente, voglio salutare a questa carissima persona che io non conosco di persona. Però secondo me su queste cose qua non c'è bisogno di conoscere le persone. Se uno è buono, è buono. Se uno è buono di cuore, pure che non la conosci, non puoi fare almeno di augurargli buona guarigione e che queste merde di cose brutte che si sentono oggigiorno scompaiono del tutto. Per questo oggi che la Domenica delle Palme, la benedizione del nostro Signore, quindi voglio veramente che il Signore benedica lui in particolare e poi ovviamente a tante altre persone che lottano con questa brutta cosa, lottano su questa brutta cosa e proprio su di loro deve cadere proprio una potente benedizione, soprattutto su di loro. Ecco qua, voglio chissà Domenico Covone, ve l'ho detto e ve lo ripeto, dopo i 90 minuti Domenico Covone si ritiene una persona, una delle più buone che sta in coppa a sta faccia della terra. Domenico Covone, dopo i 90 minuti finisce tutto. Molti di voi, dopo i 90 minuti, è pezzo di merda, il cielo umano è pezzo di merda, ma ve l'ho sempre detto e ve lo ripeterò altre migliaia di volte. Voi se andate oltre e ad sempre in docesse, sempre Pasqua, Natale, Santo Stefano, Epifania, tutto, sempre ad in docesse. Però nonostante tutto, vedete che siete pezzi di merda, io sottoscritto qua, visto che
non c'entra niente di calcio, vi auguro lo stesso pure a voi buona domenica delle palme, a voi e alle vostre famiglie, pure che voi personalmente, umanamente, non meritate un demerito cazzo. Però io mi sento dentro di dirvi lo stesso buona domenica delle palme. Perché ricordate, buon male, o male, dopo viene ripagato, non ve lo dimenticate mai questa cosa qua. Concludo di nuovo con un saluto affettuoso e un bacio al signor Domenico, al signor Domenico, cognome già scrutato, al signor Domenico, saluto e buona guarigione e di nuovo buona domenica delle palme a te Domenico e a tutta la tua famiglia e pure a voi, vai giù. Ciao, un bacio e forza Napoli.